È un problema sempre più sentito all'interno della comunità tranese, quello dei fumi maleodoranti che invadono la città, soprattutto nelle ore notturne. Collegata a questa problematica c'è quella dei roghi di rifiuti che sempre più spesso sono facilmente individuabili nelle campagne tranesi, come nella zona all'esterno della famosa cava fumante di Contrada Monachelle, dove le tracce di incendi dolosi sono evidenti ed estese. I tranesi passano le notti d'estate insonni, non solo per il caldo, anche per la puzza di combustione di rifiuti che avviene e arriva fino in città. Una cosa insopportabile, veramente non si può più resistere. Ci si chiude in casa, ma non serve perché non si può stare nemmeno tappati in casa e bisogna sopportare. A ottobre del 2023 sono stati installati due rilevatori dell'aria, uno nei pressi della scuola Bovio, i cui dati sono stati resi noti, e l'altro nei pressi della cava fumante in Contrada Monachelle. I dati della Contrada Monachelle non sono stati resi noti e non riusciamo, nonostante l'accesso agli atti, a conoscerli. Anche quando c'è stata l'indagine della Procura nel 2018, i dati del rilevamento dell'aria non sono stati resi noti. Noi vogliamo sapere cosa respiriamo. Noi siamo, come dire, sorpresi per questo atteggiamento della politica, perché non è possibile che sentiamo solo noi questo puzzo. È ammorbata l'intera città e l'ultimo episodio l'abbiamo sentito anche ieri, l'altro ieri, per cui non, zucchero filato non è. Perché non si muove la politica? Perché non si muovono le istituzioni?